Ciao, se sei un tipo curioso, ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere tutte le novità. Buona visione. Il microchip sottocutaneo è il piano del nuovo ordine mondiale. I teorici della cospirazione affermano che la Svezia è solo la cavia di questo piano e che entro la fine del prossimo anno porterebbe ad inserire inevitabilmente il microchip al resto dell'umanità. Gli esseri umani saranno costretti a impiantare il piccolo dispositivo, offrendo la possibilità di chi è al potere di conoscere i nostri dettagli personali, controllando tutti i nostri movimenti. Solo un paio di anni fa, l'ONU ha ordinato ai suoi paesi membri di promuovere l'obbligo di utilizzare un chip sottocutaneo. L'ONU prevede che entro il 2030 ogni persona avrà un'identificazione biometrica, che sarà valida in tutto il mondo. Le informazioni di ogni essere umano verranno archiviate in un database universale, situato a Ginevra, in Svizzera. La disposizione delle Nazioni Unite è rivolta a tutti i governi del mondo, che impongono la carta di identificazione biometrica universale ai loro cittadini. Secondo la teoria più seguita, dietro a questa manipolazione tecnologica ci sarebbero gli Illuminati e il nuovo ordine mondiale. Coloro che avranno il microchip rappresentano il marchio della bestia, di cui parla Giovanni nel libro della Rivelazione, che recita così: inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero che corrisponde al suo nome. Secondo alcuni, questo programma è un modello per il nuovo ordine mondiale. Dietro le quinte di questi nuovi obiettivi globali sarebbero nascoste molte informazioni allarmanti e oscure. Oltre a gestire determinati dati medici, denaro e identificazione, le teorie cospirazioniste indicano l'ipotesi di un controllo assoluto sulla popolazione. In questo modo, le masse saranno controllate completamente, e sarà possibile manipolare tutti i nostri dati. Quello che ci attende nel prossimo futuro è qualcosa che ancora non conosciamo. Sarebbe più conveniente se le teorie del complotto si rivelassero sbagliate, altrimenti potremmo giungere senza renderci conto ad un'assoluta negazione delle nostre libertà. Il video è arrivato a conclusione. Fammi sapere il tuo parere in un commento. Iscriviti al canale, grazie del tuo supporto.